Dimmelo. Quando vuoi, quando vuoi. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo velocemente, sinteticamente, una macchina storicamente molto interessante. Cioè, allora, questa è, guardate questa macchina fotografica, molto carina, perché nella 1934 nasce questa serie, prima macchina di serie, lunghissimi anni di serie che hanno fatto una marea di modelli. Questo si chiama Kodak Retina Original. Kodak Retina Original nel 1934, questo Augusto Nagel, che era, cioè, fondatore, uno dei fondatori, cofondatori della Carl Zeiss, ma comunque questo è andato avanti come anche Nagel pupille, Nagel, cioè, ce ne sono tantissimi, cioè, Nagel, Augusto Nagel era fondamentalmente progettista. Allora, Nagel è arrivata, cioè proprio venduta anche la sua società, entrando nel Kodak, pensa una cosa molto interessante. È un po' come Maitani, no? Cioè, perché 1934, cioè, significa che c'era una Leica seconda, Leica prima, cioè Leica standard, cioè, no? Poi Contax seconda, già 34 già c'era Contax seconda. Comunque, macchina fotografica che utilizzava questa pellicola 35 mm costava veramente uno sproposito. Allora ha pensato: no, usiamo questa pellicola, creiamo una macchina fotografica di eccellenza, ok, ma che costi molto meno. Come veramente idea di Maitani, dottor Maitani dell'Olympus, che aveva pensato: no, cioè deve costare poco, perché le donne, mamme, e che devono fotografare la crescita dei bimbi, no? Cioè, perché chi deve fotografare ogni giorno? Non marito, no? Cioè uomo, ma le mamme, donne, ok? Quindi viene creata questa macchina fotografica. Questa è primo modello, 117, è durato solo 34-35, poi 118-119, con una piccola modifica l'hanno portato avanti, pur utilizzando questo obiettivo Schneider 50 mm f3.5 della Schneider, montato sul Compur, che è un ottratore di eccellenza, cioè creato dalla Decker. Ok, quindi montiamo anche qua un po' come Maitani, cioè, no, Maitani probabilmente ha imparato da Nagel, cioè sicuramente, no, cioè come filosofia, cioè macchina fotografica piccola, leggera, portatile, facilmente trasportabile e che costi poco, che ha comunque ottica di eccellenza, montato sul ottratore di eccellenza, ok? E non è ottica intercambiabile, però guardate qua, cioè molto semplice in realtà, cioè perché carichiamo la pellicola semplicemente, no? Cioè mettiamo qua dentro. Poi portiamo avanti, andava avanti, ok, facciamo avanzamento un pochettino, quando vediamo che montato correttamente, chiudiamo. Qui c'è avanzamento e riavvolgimento, semplicemente girando questa ghiera, mettiamo qua, diventa riavvolgimento, mentre mettendo qua avanzamento diventa, ok. Per fare avanzamento devo avanzare manualmente con tappose, utilizzando questa ghiera. Faccio, giro un pochettino, questo si avanza con tappose, allora noi possiamo avanzare la pellicola, avanzato. Poi
carichiamo, armiamo otturatore, qua c'è un otturatore con purché 3 centesimo. Dicono che esiste anche qualche variante di 5 centesimo, anziché anche Schneider, qualcuno ha montato anche Kodak Ektar 50 mm f3.5, ma io non ho mai avuto questa opportunità di avere Type 117 con Ektar. Ok, fatto scattato, avanziamo un fotogramma, facciamo avanzamento. Quando avanziamo, allora adesso faccio vedere, benissimo, allora avanzo un fotogramma, ora faccio avanzamento, questo qui, questa ghiera e anche questa ghiera si muovono, gira, vuol dire caricato la pellicola correttamente e si ferma. Una volta avanzato 36 mm e si ferma automaticamente, è veramente molto bella. Qua guardate, qui c'è messa a fuoco, indicazione di metri, indicazione dei piedi, quindi cioè, è molto, ma veramente semplicissima da usare. Io questo qui l'ho comprato stamattina perché era, non funzionava, lenti erano completamente opacizzata e mi sono messo a smontare e ho cercato di pulire, sono riuscito a fare metà del lavoro e adesso darò al riparatore. Bene, io oggi ho presentato questa Kodak chiamato Retina Prima Original Type 117 della 1934-35. Bene, nei prossimi giorni andrò a fare cioè qualche fotografia e magari anche bianco e nero, cioè perché no, perché so la qualità ottica di questa macchina, come viene, però più che altro è divertente, divertimento utilizzare questa macchina anziché quell'altra. Sì, perché poi pensando grande Nagel, grande anche cioè fotografi, oppure cioè perché 1934, pensate che questo ha 90 anni e questo ha continuato a fotografare probabilmente fino agli anni 50, fino agli anni 60, fino agli anni 70, avrà visto tante scene, tante persone, tanta storia ha visto questa macchina. E io aggiungo una piccola mia storia in questa macchina. Questa macchina è come un, non so, un cervello, un deposito dei ricordi di, della gioia, può darsi. E peccato che non possiamo tirar fuori da qua, cioè, peccato che io non posso sentire la sua voce, però cioè, a volte mi sento di proprio sentire che mi parli, cioè probabilmente forse inizio della demenza, può essere, sì, oh, cioè, no. Però e questo è anche divertimento, sì, cioè perché scrivo, continuo a parlare, continuo a scrivere, continuo a raccontare la mia storia e poi ci saranno le fotografie. Bene, grazie dell'attenzione, buona giornata, a presto.